Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Invito la segretaria a procedere all'appello. Un momento. Ma lo sai che questo problema lo avevo affrontato appena insediato e vennero i tecnici per il potenziamento dell'audio e dell'amplificazione. No, per carità. Si sente Oronzo da quella parte? Vabbè, richiameremo. Sì. Non si sente. Vabbè, richiameremo i tecnici. Allora, quindi la segretaria per l'appello, prego. Quarta Raffaele. Presente. Tondo Salvatore. Momentaneamente assente. Mello Vito Pietro. Della Bona Gianni. Manca Carmelo. Di Cuore Tiziano. Pandone Barbara. De Leo Ronzo. Rizzo Federica, Guido Remo, presente. Delia Gianluca, presente. Nicolini Stefano, presente. Delia Vincenzo, mi ha comunicato l'assenza per motivi di lavoro. L'assessore esterno Cosimo De Leo. Quindi apriamo il Consiglio Comunale con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Possiamo darlo per letto? Va bene, procediamo alla votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Comunicazioni del sindaco, velocissime. Si è appena conclusa la festa patronale. È stata anche quest'anno una festa all'altezza delle tradizioni. Devo fare un ringraziamento pubblico al Comitato Festa per l'impegno profuso per la buona riuscita della manifestazione. Naturalmente questo, tutti i comitati festa si sono sempre impegnati nel nostro paese e chissà se non sarebbe il caso di pensare a qualcosa pure per ricordare nel corso degli anni tutte quelle persone che si sono tanto impegnate, che tanti sacrifici hanno profuso per la buona riuscita delle nostre feste patronali. È qualcosa che dovremmo magari concordare più con la nostra parrocchia e prendere qualche iniziativa in questo senso. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, procedura di nomina nuovo revisore dei conti. Nomina revisore, prego consigliere De Leo. Buonasera. Allora, in data 31 maggio è scaduto l'incarico del revisore dei conti dottoressa Filomena Angela Fontana Rosa. Ovviamente la dottoressa ha esercitato le sue funzioni per ulteriori 45 giorni come era nel suo diritto. In data 21 maggio 2018, alla presenza della dottoressa Bastone, si è tenuta l'estrazione per i componenti dei revisori dei conti presso gli uffici della Prefettura di Lecce. Estratta è stata la dottoressa Nadia Gala, quindi con la delibera di questa sera si propone di nominare la dottoressa Nadia Gala quale revisore unico dei conti di questo comune per il triennio 1 agosto 2018-31 luglio 2021. La dottoressa Gala ha già espresso la disponibilità all'incarico e comunicato l'assenza di causa incompatibile o di ineleggibilità. Di stabilire che l'incarico triennale avrà decorrenza dal 1 agosto 2018 e di determinare in euro 4.907 il compenso complessivo anno spettante al revisore. Di dare atto altresì che al suddetto revisore dei conti spetta il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità evidenziate nella premessa della delibera. Ci sono interventi? Va bene, procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari?
astenuti, quindi tutti favorevoli. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti, anche in questo caso all'unanimità. Quarto punto, riconoscimento debiti fuori bilancio, sentenza del giudice di pace di Lecce, Quarta Monica contro Comune. Prego, consigliere De Leo. Allora, vista la sentenza numero 69 del 2018 con cui il giudice di pace a definizione del giudizio 8622/2017 ha accolto il ricorso della signora Arta annullando gli avvisi di accertamento e ha condannato il Comune di San Pietro in Lama al pagamento delle spese legali in favore dell'avvocato Pietro Petugno per la somma di 243 euro oltre a oneri accessori di legge. Con la delibera di questa sera si propone di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 lettera A del decreto legislativo 267 del 2000 e similari, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di euro 356,71 derivante dalla sentenza del giudice di pace di Lecce numero 69 del 2018. Per questi importi, spese legali liquidate per importo di 215 euro, oltre a 75,25 euro per spese generali, più CAP e IVA, in totale 356,71. Ci sono interventi? Bene. Passiamo alla votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Votiamo per la immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti. Bilancio di previsione 2018-2020, assestamento generale e salvaguardia degli equilibri. Prego, consigliere De Leo. È la sua serata. È la mia serata, sì. Allora, con la delibera di questa sera si propone di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni di competenze di cassa e di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, analiticamente indicate nell'allegato A della delibera. Di accertare, sempre ai sensi dell'articolo 193,2 del decreto legislativo 267 del 2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e l'adeguatezza dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia nel bilancio di previsione che nel risultato di amministrazione. Quindi di dare atto che sono stati segnalati i debiti fuori bilancio di cui l'articolo 194,1 decreto legislativo 267 del 2000 di 356,71 euro, oggetto del riconoscimento della delibera approvata precedentemente. Il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è risultato congruo sulla base delle verifiche effettuate e non necessita di adeguamento come previsto dal principio contabile allegato 4/2 del decreto legislativo 118 del 2011. Il pareggio di previsione, il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1,707-734 della legge 208-2015, pareggio di bilancio. Interventi? Prego, consigliere Guido. Buonasera a tutti. Mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consigliare dell'ente, si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva a cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Anche alla luce di quanto sopra menzionato, ho provveduto a visionare l'allegato prospettico a noi fornito. Ci sono diverse voci, cifre, che non ci sono chiare e che necessiterebbero di chiarimenti.
Per quanto riguarda i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche, risulta una variazione in aumento per circa 6.700 euro. A cosa si riferisce? Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile, abbiamo una variazione in aumento di 421 euro. Non conosciamo la motivazione. Altri servizi generali, spese correnti, una variazione in aumento di ben 5.000 euro. Per cosa? Polizia locale amministrativa, spese correnti, un'altra variazione in aumento, questa volta di 3.000 euro. Rifiuti, spese correnti, una variazione in diminuzione di 218 euro rispetto ai 3.500 preventivati. Forse si tratta del discorso delle fototrappole. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione. Spese correnti, una variazione in aumento di 4.000 euro. Cortesemente una spiegazione in cosa e dove si dovranno investire questi 4.000 euro. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, spese correnti, una variazione in diminuzione di 14.000 euro. Si può andare nello specifico, cortesemente. Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori, spese correnti, si evince una variazione in diminuzione di 2.000 euro. Siamo alle solite. Mentre per lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, per le spese correnti si evince una variazione in aumento di quasi 5.000 euro, sempre per azioni a noi non note. È evidente che queste variazioni che ci presentate per la votazione sono frutto di vostre scelte, naturalmente prive di condivisione e partecipazione con la minoranza da noi rappresentata. Noi certamente avremmo fatto diversamente, non condividendo alcune delle vostre scelte. Capiamo che il mantenimento del pareggio di bilancio sia cosa essenziale, ma per farlo si lavora su di numeri, cifre, denaro, e in questo probabilmente avrete ancora molto da migliorare negli anni che ancora vi attendono come maggioranza, forse tre, forse due, forse uno, chissà. Si poteva e si doveva fare meglio. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere De Leo. Per rispondere un po' alle domande che ha fatto il consigliere Guido, se mi ripete per cortesia quali sono le cifre, perché io posso dire che per quanto riguarda le maggiori entrate per circa 7.000 euro sono dovute al rimborso per le spese consultazioni elettorali per circa 1.700 euro e in più ci sono trasferimenti da parte della Regione per i danni alla xylella per 4.953 euro, quindi le maggiori entrate che lei ha citato in circa 7.000 euro sono queste. Poi mi ha citato, se mi ricordo qualcosa, perché erano tante quindi non ricordo. 421 euro per elezioni e consultazioni popolari. 421 euro per le elezioni e consultazioni elettorali praticamente sono delle minore spese perché si azzera la spesa per i beni di consumo per le consultazioni elettorali che non sono più prevedibili e si adega l'importo destinato alle spese di funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale, quindi sono delle minori spese che abbiamo per quanto riguarda il funzionamento. No, sono maggiori. No, minori spese, 578 euro. Le maggiori spese di 400 euro non ci sono. Poi, se mi dice qualche altra... Sono 421 euro di elezione e consultazione popolare, anagrafe e stato civile, spese correnti, variazioni in aumento 421,77. Ci sono. Un attimo che vediamo se le troviamo. Pagina 2. Aspetta un attimo. Ecco,
capito. Ah, vabbè. Allora, siccome sono gli aumenti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale degli enti pubblici, che per cui è stato adeguato lo stanziamento per le spese del personale sono state tutte adeguate, tant'è vero che sono divise per settore. Ecco perché era semplicemente l'aumento del contratto collettivo. Non lo trovavo, era compreso nelle settoriali. Poi 5.000 altri servizi generali, spese correnti. Altri servizi generali per incrementare le spese per il patrocinio legale per i contenziosi. Gli avvocati? Sì. Vabbè, meglio, penso che se la dottoressa Bastone mi annuisce, penso più per le spese che abbiamo sopportato per il responsabile privacy, forse, no? Sì. Si riferisce soprattutto a quello, perché per legge siamo stati obbligati a nominare un tutor, diciamo, definiamolo così impropriamente, per seguire tutte le procedure interne ed esterne nel rispetto della privacy, per cui influisce soprattutto questo dato. Quindi dei 5.000 euro sono prevalentemente il nuovo responsabile della gestione privacy a livello amministrativo? Una parte, vero dottoressa Bastone? Una parte sono i 5.000 e non ci costa più di 5.000, credo. Cioè, questo è così, molto confidenzialmente, molto amichevolmente, come si sta svolgendo il Consiglio Comunale, no? Questo è un discorso che facevamo, che abbiamo fatto in altre occasioni. Cioè, queste notizie così tecniche, la dottoressa Bastone è sempre disponibile a darle a tutti i consiglieri, e la dottoressa Bastone scenderebbe anche in particolari ancora maggiori rispetto a quello che noi possiamo offrirvi. Comunque, volete chiederlo in Consiglio Comunale, chiederemo, prego, continuate. Poi 14.000, Ronzo, quali erano i 14.000? 3.000 per la Polizia Locale. 3.000 per la Polizia Locale, perché si prevede di utilizzare per l'assunzione tramite convenzionamento con altri enti del personale a tempo parziale e determinato. Quello che c'è già adesso? No, ce ne sarà un altro. C'è adesso. C'è quello che c'è adesso. Vabbè. Rifiuti? Spese correnti rifiuti, diminuzione 218 euro. Ah sì, perché si è adeguato l'importo destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia Regionale dei Rifiuti, è più basso. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione. Più 4.000 euro, questi nomi, più 4.000 euro, sono i 4.000 sì. euro. Praticamente nei prossimi mesi si prevede di sostenere delle spese per il mantenimento ordinario del centro comunale di raccolta a seguito dell'apertura avvenuta lo scorso mese, oltre a interventi ordinari presso l'orto botanico. Quindi questi fondi sono sia per l'orto botanico, sia per l'orto botanico che per il centro di raccolta. Che l'isola ecologica, che sì. In quale aspetto entrerebbe di cosa? Delle aree protette, un'isola ecologica? Cioè, se qui si parla di parchi naturali, protezione naturale. Beh, quello è previsto esattamente, sta in quel capitolo. In quello, sì, l'isola, sì, ecologica? Sì. Soggetti a rischio esclusione sociale? Sì, soggetti a rischio esclusione sociale, praticamente non è più, non dobbiamo sostenere più le spese per il pagamento della retta per il ricovero di un minore in emergenza che è rientrata, okay. Praticamente. Ok. Commercio, diminuzione 2.000 euro. Sono delle minori spese per il mantenimento dell'immobile destinato al mercato coperto. Spese di manutenzione. Ok. Settore agricolo e sistema agroalimentare. Ah, questi sono i trasferimenti della Xylella. Conteggiati nei famosi 6.700 euro. Esattamente. Ok, grazie.
Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Regolamento servizio, noleggio con conducente. Un attimo, vorrei presentare un emendamento al Prego. Regolamento. Prego. Quindi ricorderemo tutti che questo punto all'ordine del giorno era stato già presentato nello scorso Consiglio Comunale, poi ritirato perché a seguito di osservazioni del consigliere Delia erano stati fatti degli approfondimenti. Quindi a seguito di questi approfondimenti la delibera rimaneva così come era stata presentata nella seduta precedente. C'è invece adesso una presentazione di emendamento che così dice: con la presente si intende porre all'attenzione del Consiglio Comunale seduta odierna la seguente proposta di emendamento dell'articolo 14 dell'approvando regolamento comunale per il servizio noleggio con conducente. E quindi successivamente alla lettera G inserire le successive lettere H e I, che di seguito testualmente si riportano. Quindi punto H: avvenuto conseguimento dell'abilitazione del Basic Life Support Defibrillation, il corso BLS praticamente di soccorritore, è il classico attestato di soccorritore. Punti 1. Poi il possesso di ogni ulteriore patente superiore alla B, corredata del relativo certificato di abilitazione professionale, punti 1, per ogni certificato di abilitazione professionale. Quindi sono delle patenti superiori a quella necessaria per portare l'automezzo, per cui si riconosce un punteggio per una formazione maggiore nella guida di autoveicoli in genere. Quindi apriamo la discussione sull'emendamento, che poi va eventualmente votato e poi si approva la delibera nel suo complesso. Quindi adesso apriamo il dibattito sull'emendamento, se ci sono interventi. Consigliere Guido. Giustamente, essendo un emendamento presentato da un consigliere di maggioranza appena ascoltato, ci va un attimo per vedere qual è il peso in proporzione di questi punti in più, perché se una persona ha l'attestato per l'uso del defibrillatore e ha tutte le patenti superiori alla B, parte con un numero importante di punti in proporzione molto importante, no? Perché per quanto riguarda la residenza del titolare e 5 punti se vive nella provincia di Lecce, uno negli altri casi, o 0, ma in realtà sono tutti quanti qui. Fondamentalmente il principale discriminante, secondo me, sarebbe proprio questo dei punti in più per le patenti, perché a differenza dei periodi di servizio che sono 0,2 punti a semestre fino a massimo 8 semestri, per cui massimo 1,6 punti, superiore alla patente B ce ne sono penso almeno 4-5. Quindi sono 4-5 potenziali punti in più, che ha un peso importante, questo voglio dire. Cioè, vorrei capire il principio secondo il quale si attribuisce un punto per ogni patente in più e non 0,5 o 0,2 o 0,3. Sì, questo vorrei capirlo, visto che non l'ho fatto io l'emendamento, e vorrei discuterne in maniera costruttiva. Altri interventi? Sicuramente questo emendamento dà la possibilità, e non diciamo che premia, ma consente a chi ha una maggiore
qualifica dal punto di vista di patenti di essere, diciamo, di avere quei punti, quelle cose migliorative che sicuramente danno garanzia anche per chi utilizza questi mezzi. Per cui dare questi punti credo che sia una cosa che è al servizio anche degli utenti che vorranno utilizzare questi mezzi. Cioè è una garanzia in più sapere che chi guida questi mezzi ha le potenzialità per guidare automezzi o pullman o quant'altro, quindi una maggiore sicurezza agli individui. Per quanto riguarda invece il corso di soccorritore, sicuramente avere all'interno dell'automezzo una persona abilitata che possa in eventuale soccorso essere nelle condizioni di poter dare il primo soccorso in attesa delle persone qualificate, credo che sia una cosa positiva. Consigliere D'Elia. Nessuna opinazione sul punto I, in quanto voglio dire veramente garantisce una sorta di sicurezza in più, però sulla questione del defibrillatore, quindi sul punto H. Sul punto I sarebbe discutibile. Se voglio fare un esempio paradossale, se io mi vado ad operare, mi metto nelle mani di un chirurgo che sia anche laureato in lingue o in altre materie, poco mi rassicura, voglio dire. Quindi siamo d'accordo sul punto H, però non ci troviamo molto d'accordo. Andrebbe a favorire, a pesare su e favorire quindi chi ha patenti che comunque nello specifico non utilizzerà per quel tipo di servizio. Bravo, ce l'ha le patenti, benissimo, ok, buon per lui, però non gli servono. Se posso. Prego. Quelli articolo ci riferiamo? 14. Vabbè, buonasera a tutti. Tenendo presente che già si è discusso su questo argomento e ci sono state anche delle proposte fatte dal consigliere D'Elia in merito al trasferimento della licenza a seguito di... Ok, quindi è un argomento abbastanza condiviso, ne stiamo parlando in maniera serena. Se volete lo fate voi, se no lo facciamo insieme. Per questi punti che state dicendo propongo di fare un emendamento e di calibrarli meglio. Sicuramente aveva sottolineato il consigliere Guido che 0,2 magari era un punteggio sproporzionato rispetto agli altri. Anche per questo magari lo possiamo proporzionare oppure non limitare i semestri, perché era limitato ai semestri, quindi giustamente come si legge da qui si può arrivare a un massimo di 0,8 punti. Quindi se per equilibrare tutto si può un attimo modificare quello 0,2 e o lasciare o rivedere un attimo quelli della laurea o del diploma di maturità. Se volete proporlo voi, lo proponete voi, se no lo facciamo insieme, non so, qualcuno lo deve proporre. Ecco. Quindi abbassiamo il punteggio per il voto di laurea e del diploma? Per il voto di laurea forse possiamo abbassare quel voto di laurea, recependo l'osservazione del consigliere D'Elia. Io, se può essere utile, visto che ho fatto l'intervento prima, ribadisco la sproporzione di un punto per ogni patente in più. Quindi se noi dobbiamo proporre qualcosa, proponiamo la riduzione, non un punto per ogni patente in più, ma 0,2 per ogni patente in più. Il resto per noi può rimanere invariato. 0,2? Sì. Per ogni patente in più superiore alla patente B. Questa è la nostra proposta. Per il resto, a noi il resto va tutto bene.
Vabbè, però siccome è stato osservato pure il voto di laurea, il punteggio che veniva dato alla laurea, no? Mi sembra. Come? Se? Siccome per il diploma di maturità si dà 3, per la laurea dare 4. Vediamo, possiamo fare 2 per il voto di diploma e 3 per il voto di laurea. E per le patenti in più? Creiamo più. Ma potremmo pure arrivare, non è che stiamo, non vorremmo dare un'impressione, possiamo fare 0,50 per la patente e facciamo una cosa media. Guarda, diciamo. Il problema, mo, leggendo gli altri punteggi, perché poi alla fine... I subemendamenti, come funziona per i subemendamenti? Questo è l'ufficio, lo propone. Ah. Dobbiamo votare. Questo l'ufficio lo propongono. Questo chi lo propone questo regolamento? I punteggi che li propone? Ormai l'hanno presentato, l'emendamento è stato presentato, dobbiamo votarlo o approvarlo o respingerlo. Quindi lo approviamo o non lo spingerlo. Dai, lo approviamo e basta. Vabbè, Ma mettiamo i voti così come è. Vabbè, non. Vai Vito, vai. Sì, solo un'integrazione a quello che ho detto prima, visto che. Non so, forse non ho recepito bene quelle che erano le loro richieste. Le patenti penso che siano l'unica cosa più appropriata da valorizzare in un servizio che deve essere offerto. Se noi notiamo al punto D ci sono la conoscenza delle lingue straniere, dove si aggiudicano 2 punti a lingua e addirittura un ulteriore punto in più per lingua se c'è una conoscenza specialistica documentata. Come diceva prima il consigliere D'Elia, penso che la cosa più importante o il criterio più importante sia quello dell'avere delle patenti con l'abilitazione relativa. Probabilmente sono stato frainteso. Io ho detto e ho fatto l'esempio del chirurgo: se io vado a un chirurgo ad operarmi che abbia la laurea in lettere non mi interessa, o poco gli compete. Il discorso era sulle patenti, così limitiamo e comunque freniamo anche la possibilità di partecipare al bando le persone che hanno quella patente comunque specifica per poter espletare quel tipo di servizio. Vero è, per carità, che uno che ha le patenti ha più esperienze, più eccetera eccetera, però alla fine sostanzialmente quella patente gli serve, non le altre. Non so se è chiaro. Ecco perché partirebbe sfavorito chi invece ha 4 semestri di di anzianità o comunque specifica, e con uno che non ha fatto mai il lavoro, ha le 4 patenti e si prende 2 punti a patente. Cioè, no, questo era il concetto, è chiaro? Cioè, io ho più fiducia di una persona che ha già espletato il servizio documentandolo che non di uno che non lo ha fatto mai e solo perché ha 4 patenti deve prendere più punteggio. Non so se adesso è chiaro il discorso. No, è giusto, è chiarissimo il discorso. Però in virtù del fatto che chi conosce una lingua vengono dati 2 punti in più, e secondo me è meno importante rispetto ad avere delle patenti, che poi non si tratta solo della patente, si tratta dell'abilitazione, no? Perché non puoi avere una patente D, ma devi avere la patente D e CQC, quindi è differente, non si sta parlando di patenti a livello generale. Non so se sto rendendo l'idea. Quindi avere una patente D garantisce di più un servizio col pullman superiore a tot trasportati. D'altra parte, come dicevi precedentemente, anche il fatto che si dica con la laurea raggiungi 4 punti, hai detto lei stesso che dare 4 punti per uno laureato, a te interessa più uno che abbia la patente specializzata anziché la laurea, perché devi essere esperto per poter guidare e quindi condurre un mezzo con dei passeggeri a bordo. Di questo stiamo parlando.
Vabbè, però vediamo. Forse sarebbe più facile, senza modificare tantissimo, aumentare il punteggio ai periodi di servizio, così veniamo incontro alle esigenze che stai dicendo. Se siete d'accordo, eh. Però scusa, Vito, adesso abbiamo un problema procedurale, perché io poi la segretaria mi richiama pure ai formalismi, giustamente. Quindi adesso abbiamo un emendamento presentato dal consigliere De Leo Ronzo che va approvato o respinto, ed è il primo punto. Poi passiamo all'approvazione della delibera così come è stata proposta. Per fare eventuali altri subemendamenti, dovremmo ritirare di nuovo la delibera e andare al prossimo Consiglio Comunale. Siccome ormai l'abbiamo ritirata la prima volta, per soddisfare un approfondimento, un giusto approfondimento richiestoci dal consigliere D'Elia. Quindi adesso credo. Sì. Sindaco, noi avevamo la predisposizione siamo predisposti a votare favorevole questo punto all'ordine del giorno. Non ho dubbi. Si tratta soltanto di poter modificare l'emendamento anche qui in assise. Dovremmo. Vediamo come prassi respingere questo emendamento e poi dovrebbe esserne presentato subito. È possibile? E quindi con questa procedura possiamo farlo. Dovremmo respingere questo se chiaramente abbiamo le idee sull'altro emendamento come deve essere. Io confermo la diminuzione del voto di laurea da 4 a 3, del voto di diploma da 3 a 2. La maggiore valorizzazione del periodo per l'esperienza acquisita, aumentando il punteggio, vediamo quanto dobbiamo fare, e diminuendo il punteggio da dare eventualmente alle patenti. Cioè, vediamo se riusciamo, facciamo una sospensione. Andrebbe benissimo. Facciamo una sospensione, ci incontriamo 2 minuti e stiliamo il coso. Allora, sospendiamo per 2 minuti il consiglio. Allora, possiamo riprendere la seduta del consiglio. Lorenzo, il consigliere De Leo ha preannunciato qualcosa, mi ha fatto un segno. Il ritiro dell'emendamento con successiva proposta di emendamento insieme al capogruppo della minoranza. Va bene, allora l'emendamento presentato poc'anzi si considera ritirato e quindi diamo lettura a questo punto del nuovo emendamento che è stato portato alla Presidenza. Delego la segretaria alla lettura. Allora, l'articolo 14, la Commissione esamina le domande pervenute e procede alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio appresso indicato. La lettera A rimane invariata, per cui iscrizione nel ruolo dei conducenti di quell'articolo 6 della legge 2192 e l'articolo 6 della legge regionale 1495 risultante da idonea documentazione, punti 0,5 per ogni 6 mesi di anzianità di iscrizione fino a un massimo di 4 punti. Lettera B, nell'originaria formulazione, laurea 4 punti, la dicitura 4 punti sostituisce con punti 2. Diploma di maturità, lettera C, la dicitura punti 3 si sostituisce con la dicitura punti 1, quindi punti 1 per diploma di maturità specifico, diploma di maturità punti 1, si mantengono punti 1 per diploma di maturità specifico nell'ambito del settore turistico. Un ulteriore punto. Sì. Lettera D. Originariamente conoscenza documentata di uno o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, punti 2 a lingua, conoscenza specialistica documentata, un ulteriore punto per ogni lingua. Si modifica la dicitura punti 2 a lingua si sostituisce con punti 1 a lingua, mentre sì. Punti 1, sì. Si mantiene invariata la disposizione della locuzione successiva, quindi conoscenza specialistica documentata, un ulteriore punto per ogni lingua.
Lettera E, periodi di servizio computati in semestre fino a massimo di 8 semestri prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente, per ogni semestre punti 0,2, punti 0,2 si sostituisce con punti 0,5. Rimane invariata la lettera F, quindi residenze del titolare o del legale rappresentante nel territorio comunale da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando, punti 5, in un comune nella provincia di Lecce, punti 1 negli altri casi, punti 1, negli altri casi punti 0. Quindi 6 mesi, ok. Lettera G rimane invariata, per cui nuova impresa, non titolare di alcuna autorizzazione NCC, punti 3. Sì. Inserisce la lettera H e la lettera I per come erano state presentate nell'emendamento, a differenza però dei punti attribuiti che vengono sostituiti in punti 0,50 piuttosto che punti 1. Quindi, siccome quell'emendamento è stato ritirato, conviene sì. Lettera H, avvenuto conseguimento dell'abilitazione BLSD, quindi punti 0,5 e non punti 1. Lettera I, possesso di ogni ulteriore patente superiore alla B, corredata del relativo certificato di abilitazione professionale, punti 0,5 e non più punti 1 per ogni certificato di abilitazione professionale. Va bene, va bene. Allora, possiamo votare l'emendamento adesso presentato dei due capigruppo, voti favorevoli all'unanimità. Adesso invece votiamo nel complesso la delibera con l'emendamento incorporato. Voti favorevoli all'unanimità. Votiamo per la immediata eseguibilità, favorevoli all'unanimità. L'ultimo punto all'ordine del giorno, interpellanza del consigliere Liguori del 24 maggio 2018, il consigliere Liguori la può rileggere se vuole. Al signor sindaco, il sottoscritto Tiziano Liguori in qualità di consigliere comunale, premesso che il comune di San Pietro in Lama, con atto del consiglio comunale prima e con atto della giunta successivamente, ha deliberato per il giorno 15 maggio di ogni anno la celebrazione della giornata internazionale della famiglia proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994, che con i predetti atti l'amministrazione comunale si è impegnata a promuovere iniziative volte a riconoscere e riflettere sul ruolo fondamentale che la famiglia svolge in ogni comunità. Che non sono state ad oggi promosse iniziative da parte dell'amministrazione comunale per rendere concreto tale impegno. Tanto premesso e ritenuto, il sottoscritto consigliere interpella la signoria vostra per conoscere la posizione dell'amministrazione comunale in merito alla celebrazione in questione e in particolare se l'amministrazione comunale intende promuovere per il prossimo anno iniziative volte alla celebrazione della famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio, come previsto dall'articolo 29 della Costituzione italiana. La festa della famiglia, come lei ben saprà, consigliere Liguori, è stata istituita dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale su proposta dell'Azione Cattolica. Di norma le feste vengono organizzate dai comitati feste o da altre associazioni a cui il comune concede in genere il patrocinio. Confermando gli effetti giuridici delle delibere di cui sopra, indipendentemente dalle convinzioni dell'attuale nuova assemblea, eppur in presenza di novità legislative in materia, si invitano sin da ora tutti i consiglieri che condividono lo spirito della festa a dare il loro contributo di idee per la realizzazione di questa festa per l'anno venturo. Se non ci sono altre osservazioni, possiamo. Bene. Il Consiglio Comunale finisce qui. Grazie a tutti, buonasera.